E vale fichi il mondo di me, vasi tranquilli, su figlio e padre passa la frontiera brasiliana, ogni danza l'altro, ho chiesto alla polizia, volevo vedere il fiume, ma vai tranquillo, cazzo te ne frega, basta che non passi la frontiera brasiliana. È vero, allora prendo il ponte, se prendo le ponte, allora andiamo a guardare le fleuve, donc effettivamente ici, c'est... ah oui, parce que voilà, en effet, par le bas, on peut continuer, tu vois, infatti in basso puoi continuare, arriverai fino al fiume, e la frontiera sarà dopo il fiume, però molto gentili ragazzi, è veramente incredibile, veramente tre gentili le polizie. Allora, abbiamo una cosa a dire, allora vi raccontare tu sai, pendant qu'on marche, on va faire le ponts, dopo beaucoup de terrain de sport, ma non so come fanno a giocare il glaciador qu'il fait, ma bon, non so come fanno a giocare a calcio e a fare sport col caldo che fa, ma bon. Dunque, donc moi je marche beaucoup hein, et je souris aux gens quoi. Et là les gens bah, ils te parlent tout de suite, ils te disent bonjour, ils te disent bonjour, comment ça va, d'où tu viens et quoi, voilà. Alors qu'en Europe si tu souris aux gens, si c'est une nana, elle pense que tu as des intentions pas claires du tout, et si c'est un mec, eh ben, elle pense que tu veux lui demander quelque chose, que ce soit un clope, du fric ou voilà quelque chose. Alors qu'ici non, pas du tout vraiment quoi. Et io cammino e sorrido, cammino e sorrido perché sono fatto così. Ah, l'estadio municipale Mattia Gonzalez, è sa chi che si juega tutta la storia, vamos. E sorridendo alla gente, non è come in Europa, che se sorridi alla gente mentre cammini, se incontri donne pensano che hai intenzioni losche, se incontri uomini pensano che gli vuoi chiedere qualcosa, una sigaretta, dei soldi, vergotti, scavi. Qui no, gli sorridi la gente ti parla. È quello che io di tornare proprio sta tanta voglia non ce l'ho, capì? Se si pur sa che questa grande envie di revenire in Europa, qua, se pa che ce l'è vraiment qua. Oui, je vais revenir là, bien sûr, mais voilà, qua, je sens que mon futur, c'est en dehors de l'Europe. Sento che il mio futuro, per corto che sia, mon futur sicur soit-il, insicur soit-il, c'est en dehors de l'Europe, il mio futuro, per così corto che è fuori dall'Europa. Ed eccoci qui all'estadio municipale Mattia Gonzalez, signore e signorita si Caballeros. Ale. Doppio traino. Lo stadio Mattia Gonzalez. Sento sempre di più un'attiranza per questi posti. Devo andare in Perù. Il faut que j'aille au Pérou, voir, parce que je sais que le Pérou, ça va être quelque chose qui va peut-être me fixer, quoi. Sento che il Perù è una cosa che potrebbe fissarmi. Quello è il Brasile, ça c'est le Brésil. Le bâtiments là-bas, c'est le Brésil. Là, il y a le fleuve, et puis voilà. Ah oui, bah, je vois la frontière. Vedo la frontiera. Qui poi non si potrà attraversare neanche morti, perché vedo che c'è un traffico bastardo e se ti vedono attraversare ti pelano le ginocchia frustate. Penso che se pure attraversare, a parte la questione del traffico, ma penso che se pa la pena avere delle grandi idee. E la base è il Brasile. Voilà, tu vai sulla droite, là. Voyez que tout le monde sort de la droite, même ceux qui vont dans l'autre sens, parce que la douane elle est là, elle est sur la droite. Bienvenue au Brésil. E l'acqua, ah, mi mancava l'acqua sporca, cazzo. E non so, manca lo sal. Ah, cominciamo a dire, comincia a svecchiare una pacqua. E ora l'acqua zozza che va nei mari puliti. Vedete che là sopra in fondo c'è una barriera. Là è un barriere, il fu la contourner, qua. Barriere che fu contourner, allé vers la droite, e après le genre sort là. E la douane è sulla droite, là-bas. La dogana è là a destra, quindi adesso. Che ho visto il fiume, che era quello che volevo vedere il fiume, capire il senso della corrente che è da sinistra a destra, sì. Ma se penso che si può venire sul Mepala, da una frontiera dove è Parisi.
la frontiera due è parlata. Voilà. E c'è una confirmazione tout de même che le bonne terres sono au sud, sono verso Colonia e Nuova Helvetia. C'è una confirmazione, ho avuto la conferma che le terre buone sono al sud, verso Colonia e Nuova Helvetia. E va a usare droit a un auto motorsport Brasil. Voyez che ici la charge doit être lourde perché il voyage toujours avec deux chevaux qua. Devono caricare mica male i carretti perché c'hanno due cavalli. Allora che la logica sarebbe di avere un cavallo per carretto. Pino! Un cavallo per carretto, così c'è due carretti, no? Sagrattui, sagrattui, gratta, si gratta, il cavallo si gratta, il cavallo si gratta. Dunque il sole sta già picchiando giù di bestia, ho approfittato che c'erano un po' di nuvole stamattina per uscire, vedi, abbiamo per nuarsi, ma tanto per sortire, mi sono già partito là, e là c'è un plein cagno, il a pas un fil d'ombre, non c'è neanche se vede lì a cercare dell'ode, trucco e più va là, se vi rientrare fare un siesta, se chi impari un'attività interessante. J'ai demandé pour louer un moto, un scooter. J'ai peut-être allé vers les Vals, hein. Non, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir, le fleuve, je l'ai vu. Louer un moto, un scooter, il m'a dit que non, no way, no way. Artigas, no way, de louer quoi que ce soit. Là, c'est un parc, un truc, donc voilà. E voilà, sa se la douane, se pas la frontiera, sarà la douane uruguayana. Questa è la dogana uruguayana. La frontiera deve essere in mezzo al ponte, in mezzo al fiume. E lo stadio di Artigas. La granja di Artigas. Che si chiama Luis Martinez, come si chiama? Luis Matias, come si chiama? Adesso vediamo. Nell'estadio municipale Matias Gonzalez, a donde se juega tutta la storia del football del norte. Eccoci qua. Omaggio del pueblo de Artigas a sus campeones. Beh, claro. Matias Gonzalez, le voilà. Je peux vous dire une chose, que l'imbécilité qui va avec le reggaeton, elle est vraiment internationale. Alors là, il n'y a pas vraiment de quoi se tromper. Hein. Parce que la stupidité qui accompagne le reggaeton est internationale. Sì, 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 ve lo posso garantire al limone verde, perché l'ho visto, l'ho sentito. Voilà. Allora, mi rendo conto, ho visto la storia dei cappelli. Qui c'è un altro tipo di cappello, sono i cappelli da gaucho. Sono delle specie di berretti baschi, berretti baschi, tipo così, o siciliani o sardi, ma più larghi, più grandi. Dunque le chapeau de gaucho, c'è questa specie di beret basque, un po' come dans ce style là, ma più large, più grand. Dunque, je veux que c'est ça qu'on utilise ici. Donc, je vais essayer de voir si je peux voir ça de plus près, quoi. Non, pas l'acheter. Qu'est-ce que j'ai m'en fait? J'ai mon chapeau, moi. E voilà, on revient en Uruguay. Là, il y a des terrains de sport, des trucs divers et variés. Moi, je ne sais pas comment ils font à jouer à quoi que ce soit avec cette chaleur. Parce que même le soir, il fait chaud, je ne sais pas. Puerta Pal, bienvenue. Donc là, c'est un autre terrain de foot. Ce n'est pas le stade de tout à l'heure, mais voilà. Ça c'est le Brésil, ouais. Ça c'est l'Uruguay. Donc je pense que la vie elle coûte moins cher au Brésil. C'est
l'impression qu'il y a beaucoup plus d'Uruguayens qui vont par là que des Brésiliens qui viennent par ici. Voilà, la douane. Ils ne contrôlent pas grand chose. Ben, ils sont là, ils sont à l'ombre. Ils ne passent rien. La piscina municipale, un autre lieu à éviter. La piscina municipale, un luogo à éviter. Ok. Gervasio Martín da Rosa Ferreira. Liga e scuola football infantile. Ah ok, questo qua è il calcio dei ragazzi. C'è le foot des jeunes, des enfants qua. Voilà. Ok. Donc voilà, sai sì, sono la même politique che uscì lì. On peut pas venir qui avec de la viande. Du lait, du fromage, des œufs, les fruits, la terre, la... Voilà, c'est interdit d'introduire ça, non si può entrare questa roba qua, per cui non so quanta spesa possano fare veramente in... Ma è la stessa cosa che al Cile.